Buonasera. State bene? Stasera voglio farvi indovinare il titolo della predica. Vi do 5 secondi. Vai Silvietta, manda il video per 5 secondi e poi stoppalo. Com'è il titolo della predica? Dove la Repubblica? Non era Lino Di Mameli. Dove sta Zazà? Chi conosce Zazà? Nessuno conosce Zazà? Zazà è un personaggio biblico. E ve lo dimostrerò stasera in Matteo capitolo 13. Matteo capitolo 13. Si chiama Zazà. È un diminutivo nel senso, Però si chiama Zazà. Non l'avete mai letto? Non l'hai mai letto Zazà? No. Anch'io avevo i capelli come te. Vorrei farvi una domanda. Perché siete qui stasera? Non è una domanda retorica, io faccio tante domande retoriche. Cioè significa che dovete rispondere. Perché siete qui stasera? Dai, alzatevi e ditelo. Come? Per Deus. Poi? Per qualcun altro? Forza ragazzi, siamo... Sembra da mio nonno. Allarci quando va a giocare. Ok, come ti chiami? Saida, benvenuta Saida, piacere, io sono il pastore Punto. E qualcun altro? Victor fa, sai come a dire, caspita, non me la sono mai fatta questa domanda. Perché sono qui? Perché sono nato? E ora dove vado? È serio, ragazzi, perché siete qui? Vi prego. Stavi dicendo qualcosa? Perché ha perso il tram ed è arrivata qua. Come? Per lodare Dio, cioè non è difficile, non c'è la risposta giusta, ecco, non è che vi dico bravo, no, nel senso, per cercare più di Dio, perché ama Dio, poi, come là, dalla curva nord, Monti, sta dicendo? Bisogno spirituale, Francia, non ti arrabbiare, amico, non l'ho sentito. Cioè non è che non l'ho sentito. Perché sei qui, Franci? Ok. Nessuno dice non avevo voglia di venire e sono venuto. Tu ridi. Io non rido. Nessuno dice, guarda, non avevo voglia di venire stasera, però sono venuto. Vediamo quante persone sincere ci sono stasera. Viva la sincerità. Non faccio i nomi. Guardateli, alzate la mano. È così, va bene, può succedere. È bello essere sinceri. Non avevo voglia di venire e sono venuto. Aspetta che alzo. Perché ho le lenti, allora non ci vedo tanto stasera. Sì, non mi vedete? Sì, mi vedete. Sapete, non sempre veniamo qui il sabato per dei buoni motivi, ok? Perché? Per conoscere Dio, per salire di più con Dio, perché Dio, perché quelli... Tante volte non abbiamo neanche la risposta. Tante volte veniamo così, qualcuno ci ha obbligato, qualcuno ci ha portato qui. Oggi voglio parlarvi stasera. Mi dispiace perché qui per la prima volta di solito non faccio queste prediche, però voglio parlarvi su quanto sia importante prendere Dio un po' più sul serio. Stasera voglio parlarvi di questo. Osservo la gente da lontano e vedo gente che è qui da anni e non è mai andata lontano. E io credo che non andrà da nessuna parte, cioè non andrà proprio lontano, perché è qui da tanto tempo. E andando a
come si dice, acquagliare, no? Si dice da noi, a Bolzano, non va da nessuna parte. Voglio farvi vedere, caspita, nella chiavetta, non l'ho mandata, vabbè, fa niente. Chissà che abbiamo attuato una strategia, non dividendo Milano in zone, era già divisa in zone, lavorando sulle 9 zone di Milano. Chi è che ha scritto qualcosa nella ricerca riguardante proprio le 9 zone di Milano? Chi è che ha collaborato per le proprie cellule? Ok, qualcuno ha collaborato. Noi stiamo attuando una strategia come Youth, come Ministero Sabaoth, perché Dio ci ha dato una strategia per conquistare la città. Ok, in questo periodo stiamo anche lavorando tanto sulla nostra identità. Avete visto che c'è il nuovo logo? Prima non avevamo un logo, ora c'è il logo Youth, Youth of Sabaoth. Okay, che significa? I giovani degli eserciti, ok? Non è i giovani delle patatine o i giovani dei pavesini o i giovani idioti, come i soliti. No, qui sono i giovani dell'esercito. E abbiamo creato tante pagine anche Facebook perché ci permettono di raggiungere più ragazzi. Per raggiungere ragazzi significa influenzare delle persone. Io vivo per influenzare delle persone. Okay? Non vivo solo per mangiare, vabbè, ho fatto proprio un esempio in questi giorni. Non vivo per fare altro perché sono a digiuno. O non lo so, per andare in piscina, per lavorare, per fare tante belle grafiche, per fare dei video o altre cose. Io vivo, e tanti di noi vivono per influenzare altra gente. Abbiamo creato la pagina Youth of Sabaoth, sapete, abbiamo una pagina principale, una pagina ufficiale, oltre al nostro gruppo. Okay? Nel gruppo noi abbiamo le nostre comunicazioni interne. Okay, quindi naturalmente noi facciamo entrare nel gruppo chi frequenta un gruppo settimanale giovani, perché lì ci veniamo a parolare, no scherzo, beh, lì diamo le comunicazioni interne, gli orari, le robe, eccetera, eccetera. Nella pagina ufficiale mettiamo altre comunicazioni che tutta la nazione e tutto il mondo può vedere. Okay? Chi ha cliccato mi piace sulla pagina principale? È bello, provatelo, è una bella esperienza. Abbiamo anche una pagina roba da Youth. Roba da Youth, ragazzi, ma davvero. E là c'è scritto, c'è tanta roba buona in giro, non c'è roba brutta in giro, però noi abbiamo scelto il meglio, però dobbiamo viverlo, dobbiamo mostrarlo agli altri. Non facciamo in modo che la nostra fede sia parole. Ce ne sono così tante di parole in giro. C'è tanta gente che affoga nelle sue parole. Noi dobbiamo fare. Fare è una cosa che parte dal cuore, ok? Non è per forza fare, dobbiamo fare i muratori, ok? Roba, chi ha mai condiviso una roba di roba da Youth? Chi non l'ha mai fatto può uscire, per favore, il servizio d'ordine vi accompagnerà. Vi daremo una Bibbia così nel caso non abbiamo la responsabilità. Aspetta, qual è? Mindbook, abbiamo creato una pagina, ma ormai abbiamo così tante pagine che voi dite, ma sempre mi piace, devo cliccare. Mindbook sono quelle robe che ci permettono di andare oltre il nostro naso e ci permettono di condividere tante cose con i nostri amici. Qual è la nostra visione, il verso che ci caratterizza? Come non sento? Ebrei 10:39, noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Io non sono un bambacione. Qualcuno di voi è un bambacione? Sapete chi sono i bambacioni? No, neanche io, cioè mi piaceva la parola. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Il bambacione è quello che sta a casa fino a 40 anni, che non si smolla, che non dice ok, prendo in mano la mia vita e inizio a fare qualcosa di buono nella mia vita, qualcosa che serva pure ad altri, che non serva soltanto a me. E stasera continuo a chiedermi, dove sta Zazà? È una domanda che mi sta tartassando proprio in questi giorni, in questo periodo. Dove sta Zazà? E stasera non parlo a chi è venuto qui per la prima volta, non a te o agli altri, perché stasera voglio farvi un invito molto serio. Vorrei invitarvi a non venire più in chiesa. E sono molto serio, anche se rido. Mia moglie dice che non so fare la persona seria, però andando avanti, vedendo, come diceva Baglioni, voglio proprio invitarvi a non venire più. Non venite più in chiesa. Qualcuno può dirmi,
anche se io ho conosciuto un Dio di libertà, io ho conosciuto un Dio che mi ha dato tutta la libertà possibile, io ho conosciuto un Dio pieno di misericordia, però ho tanto rispetto per Lui. E mi rattristo quando vedo delle persone che prendono in giro Dio. Divento triste, io non cado in depressione, però divento triste, mi si accende un qualcosa, mi fa male lo stomaco, perché tante volte vedo persone, anche che sono qui da anni, che vengono in chiesa da quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, che non hanno mai concluso niente, dicono: perché non ho mai concluso nulla? Oppure persone che non riescono a rispettare Dio e pensano di essere chissà cosa. Dio è Dio. Se sei venuto qui stasera non è una chiesa, infatti in chiesa non le dicono queste cose, di solito dicono: dai, venite, vi regaliamo le caramelle, ok? Dolcetto scherzetto, in chiesa fanno così, qui no, però non è una chiesa. E vi chiedo subito, voglio far conoscere Zazà al capitolo 13. L'avete già preso? Sì, l'avete preso prima. Ok, Matteo capitolo 13, dal versetto 24. Dice così: egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il nemico e seminò zazà in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe portato frutto, allora apparvero i zazà. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è zazà? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierlo? Cioè fargli il cappotto. Avete mai fatto il cappotto? Ma egli rispose: no, affinché, togliendo zazà, non sradicate insieme con lui il grano. Lasciate che tutte e due crescono insieme fino alla mietitura. Al tempo della mietitura, dirò ai mietitori, cogliete prima zazà, legatelo in fasci e bruciatelo. Ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Saltiamo al verso 36. Perché che cosa succede? Quando andarono a casa, i discepoli dissero: Gesù, ma dov'è zazà? E quindi, allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa. I discepoli gli si avvicinarono dicendo: Signore, ma dove l'hai visto zazà? Che significa questa parabola di zazà? Ed egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Zazà è figlio del maligno. Il nemico che li ha seminati è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono gli angeli. E qua ha spiegato tutti i personaggi. Come dunque si raccolgono tutti i zazà e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità. E li getterà nella fornace ardente. Lì piangeranno e ci sarà stridor di denti. Allora il giusto risplenderà come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Dove sta zazà, ragazzi? Dove sta zazà? Dove sta zazà? Io ci ho pensato, ci ho pregato, ho detto: dove sta zazà? C'è qualche zazà. C'è qualche zazà. Il problema è che zazà cresce insieme al grano. E non si può sradicare, perché se io tolgo via zazà, tiro via anche il grano buono. E ce n'è tanto di grano buono, ma veramente tanto grano buono. Qui in mezzo c'è così tanto grano buono che zazà sta soffocando. E stasera se ne andrà. Grazie per l'amen. Anzi, voglio farti un invito. Siccome non posso sradicare zazà, non possiamo tirare via le zizzanie. Avete capito che zazà sono le zizzanie? Sì, ok. Le zizzanie
sono, è questo, questa pianta, questo arbusto simile al grano, ma molto simile, proprio uguale, si confonde con il grano, tu non lo riconosci, tu non riconosci che è una zizzania. Nel campo tu vedi tutto grano, e tante volte anche in gruppi come questo, in chiesa, ci sono queste zizzanie. Zazà si intrufola e Zazà è come il grano, tu non lo riconosci perché crescono insieme, e giustamente siccome sono uguali, non sai, non puoi fare ambarabacci e ciccococchi e Zazà tra questi due. No, non puoi tirarlo su, quindi devi aspettare. Quindi ti dico, se tu sei Zazà, vai via. Sono serio. Te lo dico come pastore di questi giovani. Se sei qui per seminare zizzanie, la porta è lì. Se vuoi ti accompagno, così ti regalo Emotion, e se vuoi ti puoi abbonare. Però te lo chiedo per favore. Se sei una zizzania, ciao, noi stiamo lavorando qui, stiamo lavorando seriamente, non stiamo giocando. Stavo realizzando il testo e dicevano, sapete quando il nemico va a seminare e porta Zazà? Diceva, mentre tutti dormivano, e stasera voglio incoraggiarvi, ragazzi, aprite gli occhi, open the eyes, ok? Ein Chin Dung Min. In cinese, ok? Aprite gli occhi, fate attenzione alla persona che vi sta a fianco. Ora tutti, come ti chiami? Giuseppe, di cognome? Hai un secondo nome? Tutti Zazà. E poi guardate un verso che mi ha fatto, il verso 26, guardate il verso 26, guardiamolo insieme. Quando l'erba germogliò ed ebbe portato frutto, apparvero Zazà. Quando l'erba germogliò, ora noi stiamo portando molto frutto. Non so se vi state rendendo conto di quante cose stiamo facendo, di come stiamo cambiando, di come il gruppo si stia amalgamando, di come tanti di voi siano diventati più seri. Non ho detto tutti. Tanti di voi siano diventati più seri, stiamo davvero crescendo, vediamo la gente che sta facendo dei passi da gigante, ma parlo anche di maturità, e stiamo portare frutto, significa fare qualcosa che gli altri possono condividere, e tanti di voi stanno portando anche degli amici, perché vogliono dimostrare ai propri amici che non siamo degli sfigati, che Dio è un grande, e Dio ha cambiato la nostra vita, questo per me è portare frutto, ok? Frutto non significa solo fare questo, no, significa anche mostrare agli altri come Dio ha cambiato la nostra vita, anzi è la cosa principale. Zazà si confonde con il grano e non riesce a distinguerlo, ok? Perciò durante tutte le nostre giornate camminiamo e ci chiediamo dove sta Zazà, dove sta Zazà? Lo riconosci dal suo frutto. Non è difficile, non è difficile. Tu lo riconosci dal suo frutto. Tanti di noi amano i consigli. Tanti di noi chiedono consigli. Chiedi consiglio a chi può darlo. Chiedi consiglio a chi davvero può darti il consiglio. Tutti sanno dare buoni consigli. Dì alla persona a fianco a te, tutti sanno dare buoni consigli. Tutti, ragazzi, dare consigli è la cosa più semplice che esista. Perché sai cos'è giusto, sai cos'è sbagliato, ti do un buon consiglio. Oh, se Dio. Non è difficile dare dei buoni consigli, perché tutti noi sappiamo quello che è buono fare e invece cos'è meglio fare, ok? È normale, sappiamo queste cose. Quindi se arriva un'amica, sai, non so cosa fare questo, tu fai, guarda, questa è la cosa buona per te. Te lo dico per esperienza, perché io non l'ho fatto. Quindi proprio credimi, cioè nel senso credimi perché io non l'ho fatto, quindi ti puoi fidare di me, capito? Spesso ci circondiamo di persone che sanno parlare bene, ma non vivono quello che dicono. Per me, se le parole non sono accompagnate da integrità, non c'è nessuna garanzia. Per me questo vale sempre, ovunque, in tutto, a scuola, al lavoro, quando parliamo con le persone per strada. Io vi sto parlando di qualcosa che è serietà, ok? Se poi tu attui questa cosa col tuo rapporto con Dio, wow, fantastico. Ma troppe volte diciamo tante parole che le nostre azioni non confermano. Non seguite le parole della gente, seguite le loro azioni. Non seguite quello che la gente dice. La gente sa parlare,
Ok? Ci sono tanti corsi di comunicazione. Io non li ho fatti, perché ho fatto un altro tipo di accademia. Ma ci sono tanti corsi come saper parlare, come saper vendere. E la gente vi intorta. Bello questo termine, intortare. Se ho fame, torta. Segui i consigli di chi li fa. Segui i consigli di chi fa. Sai, essere un esempio non è un elemento principale o un elemento importante per influenzare gli altri. Sai cosa significa esempio? Io ti dimostro che è così, ti dimostro che si può vivere in santità, ti dimostro che si può essere una persona seria, ti dimostro che puoi fare determinate cose. Essere un esempio non è un elemento importante nell'influenzare gli altri, no. È l'unico elemento, ok? Non è la cosa indispensabile, è la cosa. Non ce n'è un'altra, ok? L'esempio per me, per noi, per Dio, okay? Per Lui, è la cosa più importante. Se un tuo amico scrive delle sciocchezze su Facebook, quando parlo di Facebook, magari usando delle parole volgari o parole scomode, permettetemi di usare questo termine, ok? È un po' più, come dire, neutro. Non cliccare mi piace. E urli, ah, oh, bello, e magari gli scrivi, oh, sei forte. Ma quale sei forte? Ma come sei forte? Ma vi rendete conto di quello che ha scritto? Sei forte. Dovremmo iniziare a vivere la verità nelle relazioni. Avete visto Zazà? Qualcuno ha visto Zazà? Cerchiamo di essere dei buoni amici. Se una persona scrive delle sciocchezze, scrive delle cose assurde, scrive delle cose che gli altri lo prendono per scemo, digli, ma sei scemo, nel senso, perché scrivi queste robe? Perché ti fai il figo? Ah, perché io su Facebook posso scrivere queste cose. Certo, tu su Facebook puoi fare quello che vuoi, eh? Cioè, nel senso, io apro e chiudo una parentesi. Voi su Facebook potete fare quello che volete. Cioè, ognuno su Facebook può scrivere e può fare qualsiasi cosa. Assolutamente. Assolutamente. Però se vieni qui e quindi tu rappresenti un certo tipo di persone, perché se noi veniamo qui non è perché io il sabato sera non ho nulla da fare o perché durante la settimana, oh che bello, andiamo in chiesa. Alleluia. Ballare. Capite? Cioè, siamo qui perché siamo delle persone serie. Cioè, no, forse non era il caso ora di dirlo, però siamo delle persone serie. Veramente. Veramente. Siamo delle persone serie. Non concentriamoci troppo sull'io. E cerchiamo di aiutarci a crescere. Prendi la persona che ti sta a fianco e digli, è il momento che diventi grande. No, no, non fatelo ora, magari qualcuno è grande. Fatelo, sì. È il momento di crescere. È il momento di crescere. Magari sei già un buon livello e tanti di voi sono già un buon livello. Tanti di voi sono già un buon livello. Perché se io vi sto dicendo questo è perché c'è del grano buono, ascoltatemi. C'è del grano buono. C'è del grano che davvero sta portando frutto, ma non frutto, molto frutto. C'è gente che sta cambiando vita, ma non perché siamo noi a parlare, ok? Anzi, se venite perché c'è qualcuno che parla, avete proprio sbagliato. Qui c'è Dio. E se noi predichiamo, perché noi predichiamo Dio, fine, punto. Cioè, no, punto io. Prima o poi Zazà uscirà fuori. Il grano, vi dico una cosa, durante la mietitura, alla fine, quando tutti hanno portato frutto, durante la mietitura, il grano è talmente pesante che piega la testa. Quando sono cresciuti grano e zizzania, il grano è talmente pesante, cioè la testa pesante, ok, avrà studiato tanto, che è pesante, sai, voi il 9 giugno avrete la testa così, ok, per chi deve fare gli esami. La zizzania è talmente vuota che rimane in piedi. C'ha la capa fresca, come direbbe mio padre. E questo mi fa capire. Da questo mi rendo conto che qui parla della gente orgogliosa. C'è tanta gente orgogliosa che continua a fare la sua volontà, come in cielo così in terra. Va bene,
continua a fare la tua volontà. Dio rispetta la tua volontà. Lui è un gentiluomo. Però mi fa anche capire che c'è gente ubbidiente, gente sottomessa, gente che ama i consigli, gente che dice no pastore, io voglio imparare, io sono qui perché io mi sono arruolato qui in questo esercito. Neanch'io sto giocando, forse non so come fare, forse non so usare determinate cose, forse non mi so comportare, ah naturalmente io non sapevo fare nulla prima. Quindi tranquilli, però è gente che ha voglia, è gente che ha un cuore così disponibile che ha la testa piegata perché è pieno di fuoco dentro. Le pecore generano pecore, pastori generano pastori. E noi siamo qui per formare dei ministri. Noi siamo qui, questo non è un gospel dei giovani. Questo è un gospel dei giovani da dove usciranno dei ministri e delle persone che influenzeranno questa società. Vi dico così perché ci sono tante chiese. Non è un problema, se volete vi do anche gli indirizzi. Okay? Qui formiamo ministri, la nostra visione, noi stiamo andando in questa direzione. Okay? Qua questa non è un'alternativa alla discoteca. Sì, se vogliamo usarla così va benissimo, ma qui è un posto, è un luogo, è un tempo dove ci formiamo e diventiamo più forti. Non arriviamo qui forti, ma ci formiamo. Quando tu vai a scuola, in un'accademia, tu entri, sei idoneo, per Dio siamo tutti idonei, e poi inizi ad imparare. Quando preghiamo per voi, non preghiamo per i nostri ragazzi. Dio, benedici i nostri ragazzi, i nostri cuccioli. Quando noi preghiamo per voi, noi preghiamo per dei ministri. Noi preghiamo, Dio, ti chiedo veramente di formare questi ministri, questi pastori, queste persone che faranno nascere dei movimenti cristiani all'interno dell'università, queste persone, ministri, che capiscono, che stanno vivendo in purezza, che vivono in santità, che sanno cosa significa rispettare, che dimostrano alle persone che gli stanno attorno che tu sei vivo. Noi è questo che preghiamo per voi. Quando preghiamo per voi, no ragazzi, voi non siete ragazzini, voi siete degli uomini e delle donne di Dio, non siete i ragazzi del ministero Sabaoth, però bisogna crederlo, perché se tu inizi a crederlo, non è difficile credere qualcosa che si è, è che qualcuno vuole rimanere piccolo, è una questione di comodità. Se vuoi continuare a credere di essere un bambino, fa pure, però poi ti darò l'indirizzo dell'asilo. Così giocherai con i bambini. C'è Dani, la moglie di Sergio, che lavora con i bambini la domenica, magari vi è annoiata al gospel. Fanno i disegnini, collage. Ci sono tante chiese con un incontro a settimana. Ah, pastore, lunedì, scuola biblica. Martedì, cellula. Gruppi settimanali, mercoledì doppia cellula, chi ha doppia cellula, i capicellula fanno doppia cellula, che fregatura, giovedì, ma giovedì vabbè c'è Castorina ogni tanto, dice ragazzi che facciamo, la veglia o usciamo? Usciamo, però la veglia ce la mette, è bravo Castorina, è il nostro PR. Venerdì veglia, venerdì veglia, sabato ci sono le prove della CRIU e poi c'è la cellula e poi c'è il double G, no ma il double G non ci andiamo ragazzi, non stai scherzando, c'ho 15 anni ragazzi, mi devo godere la vita, se non lo faccio ora quando lo faccio a 18, ma stiamo scherzando, no ragazzi, c'ho 25 anni, ma arriva la pensione, no non posso, il sabato sera è sacro. Però vedete, credono in qualcosa di spirituale, perché è sacro, ok? Non stanno dicendo, non è cattiva gente, è sacro comunque. Ho perso il filo, mi sono messa a ridere pure io. Vi stavo dicendo, di quelle chiese che hanno un incontro settimana, se non volete partecipare a sapete, tante cose, no, noi per fare delle attività anche in chiesa, noi chiediamo ai ragazzi, è importante che fate il primo anno di scuola biblica, che fate determinati passi, perché? Perché crediamo che quello che stiamo facendo è una cosa seria, noi non stiamo giocando a bocce, ok? Non stiamo giocando a scala 40, o no, è una cosa seria, Dio è una cosa seria, ma quando parlo di cosa seria, è Dio, non è quella cosa... Cioè qua non ci vengo più. Ma perché? Proprio mo che c'era Zazza dovevo venire.
Dio è Dio. Quando io penso a Dio, è qualcosa di così meraviglioso che non riesco a chiudere gli occhi e dire: sei fantastico, grazie perché sono qui, grazie davvero. Però se volete vi do l'indirizzo di queste chiese, ve lo do seriamente. Vi do non per forza si deve venire al ministero sabato. Perché tutti vogliono venire? Non per forza si deve venire qui. Se qualcuno non vuole fare la nostra vita, non è un problema, anzi, cioè, noi vi benediciamo, vi diciamo, magari non è per te, sapete, il regno di Dio è fatto di persone diverse, un esercito è fatto di chi sta in prima linea, di chi sta dietro, di chi riempie l'acqua, di chi guarda i bagagli, di chi sta in terza linea, in seconda linea, va bene? Noi siamo un esercito che sta ovunque, sta in prima linea soprattutto, ok? E ci muoviamo in maniera diversa. Per questo vi dico, se volete rimanere con noi, fatelo col cuore, soprattutto. Se tante cose non le sai fare, quello è l'ultimo dei problemi. Io ho imparato tutto da zero, per questo te lo dico. C'è tanta gente che viene solo quando si esce, o quando facciamo l'evento, supereroe, anni 70, o quando si mangia, o quando c'è... e quando c'è da pregare invece per la città, quando dobbiamo andare a marciare, nessuno viene. O vengono in pochi. Tante cose sono importanti. Quello che facciamo qui è diverso da quello che facciamo fuori e dal modo in cui noi influenziamo la nostra città quando siamo fuori. Quando veniamo qui, lo facciamo per offrire qualcosa a Dio. Non è, oggi mi riflettevo mentre pregavamo, a volte veniamo qui per Dio, dammi, Dio benedicimi, Dio una settimana pesante, Dio ti prego, togli via i pesi e chiediamo a Dio. Sembriamo le batterie ricaricabili, tutta la settimana ci scarichiamo, poi veniamo qui, ci ricarichiamo e lunedì punto e da capo, poi ritorniamo il sabato, ci ricarichiamo e poi di nuovo e così via. Quando hai una connessione continua con Dio, quando hai una relazione continua con Dio, non puoi scaricarti, non puoi. È impossibile. Io stasera voglio chiamare le cose per nome con voi. Dio è un Dio sovrannaturale. Dio è un Dio che è morto ed è risorto per avere una relazione con noi. Relazione è relazione con Dio. Io non ho catenine, non ho madonnine, non ho santini, perché Dio è dentro di me e io adoro Lui. Mi posso anche stancare nella settimana, ma una relazione continua con il mio Dio, cosa che altri stanno cercando. Io ho una relazione continua, sono stanco, ma io sono collegato a Lui, e quando io sono stanco è la sua forza che mi aiuta a fare. E quando rimani connesso con Dio, non puoi essere debole. La Bibbia dice: quando sei debole, allora sei forte, perché quando tu non hai la forza di fare nulla, don't worry, Dio lo farà per te. Be happy. Ok? Siete d'accordo? Siete d'accordo? Noi stiamo vivendo per questo, non stiamo vivendo per un'altra cosa. Forse a volte non ci si sente più innamorati. Quando sei innamorato fai delle pazzie, dai, fai delle stupidaggini, o di quelle cose che dici: ma tu sei bruciato. Fai delle cose assurde. Quando sei innamorato, tu faresti di tutto, vai la sera, magari non hai visto la tua fidanzata per tutto il giorno e vai lì per 10 minuti, oppure vai lì solo per vedere i suoi occhi. I miei occhi ti hanno vista e ora posso andare a letto. Non l'avete mai fatto? Mamma mia, ragazzi. Un po' di romanticismo. Che vi sarà da mangiare un kebab? Voi con quell'alito di cipolla. Mamma mia, ragazzi. Solo a pensare. Magari si è avvicinato Zazà. Si è avvicinato Zazà e ti ha detto: ma hai sentito il pastore? Sì, non guardarmi. Ma che sta dicendo? Non guardarmi. Ma l'hai vista? Non guardarla. E allora no, non l'ho vista. Ma quella è cristiana, quella? Ma
tu non sai, su Facebook, da quando ha aperto il profilo, ha messo un sacco di robe. Ma ha aperto il profilo 10 anni fa. Eh sì, io questo faccio durante il giorno. Beh, ora sei attivo. Sai, ora sei attiva, è da poco che vieni in chiesa. Fai passare del tempo, vedi com'è, ti scocci, per usare un termine. Poi vedrai, poi ti stancherai di fare determinate cose. Ora sei all'inizio, io lo so, è da 15 anni che vengo. Mi sono scocciato il primo giorno. Ah, io non sono d'accordo, tutta questa strategia, fare strategie, qua, che siamo un esercito. Sì, sì, se l'hai scoperto stasera, non è un problema, davvero. Puoi decidere se rimanere o puoi decidere, magari, non lo so, di andare a lavorare al circo. Davvero, non è un problema. Ah no, io non sono d'accordo perché non è giusto, voi vi occupate delle persone che fate tutta questa strategia per le persone che sono fuori, che non conoscono Gesù e quelli che non vengono da una vita. Cari, Dio ci ha dato libertà. Io sono qui perché voglio essere qui. Io sono qui, ok? Qualcun altro è qui perché non aveva voglia, ma con maturità ha detto io vado. Anche a me tante volte è successo che non avevo voglia. O quelle volte che devi predicare amatevi gli uni gli altri, io sono talmente arrabbiato che stasera ero felice, devo predicare su Zazà. Però succede, perché non sempre fai quelle cose che vorresti fare. Ma Dio chiede obbedienza. Perché? Perché non ci dà delle regole. Se fai questo ti amo, se non fai quest'altro no, non ti amo, vai pure. Sapete cosa genera questo? Genera ansia, delusione, genera incomprensione, genera dentro di noi orgoglio, perché poi inizierei a guardare quella persona con un occhio strabico. E genera divisione tra di noi. Sapete, anche se non siamo per niente religiosi, noi ci divertiamo, abbiamo fatto, chi è stata la serata ai supereroi? Abbiamo fatto la serata supereroi, abbiamo fatto la serata anni 70, settembre, ragazzi, mi raccomando, a tema Truzzo. Ragazzi, serata apertura della stagione, festa tema Truzzo, ok? Non portate gli amici Truzzi, vestitevi da Truzzo e venite qui. Ragazzi, tema significa solo costume, eh? Non è che dobbiamo riempire di Truzzi, vabbè, dai, anche loro hanno bisogno di Gesù. Però siamo persone serie, siamo persone molto serie. Anche a te che mi guardi, cos'è che stai postando ora su Facebook? Che profilo stai guardando? Stai guardando il mio? Se mi chiedi l'amicizia, specificami però, perché io non accetto chi non conosco. E non puoi prendere in giro Dio, non puoi. A volte abbiamo l'apparenza di santità, ma in fondo, ma neanche troppo in fondo, non ce ne frega proprio niente. Spesso ci prostituiamo. Prostituirsi significa darsi per ottenere qualcos'altro. Non lo so, può essere una gratificazione momentanea, un piacere che magari ti illude per quel momento, oppure, non lo so, un bisogno estemporaneo, e ci prostituiamo in che modo? Non lo so, ci diamo per una relazione sbagliata, e mettiamo al primo posto questa relazione sbagliata perché non riusciamo a rinunciare, sappiamo che è sbagliata ma non riusciamo a rinunciare, oppure ci prostituiamo per un lavoro. Tanti, pastore, il lavoro. Se il tuo problema è grande, è perché non hai conosciuto un Dio grande. Okay? Non è una questione di fede o follia, è matematica. Okay? Io ho fatto il liceo scientifico, per questo poi ho scelto pubblicità. Se tu pensi che il tuo problema sia grande, allora non hai conosciuto un Dio grande. E pensi che il tuo Dio sia piccolo, piccolo, così. 1 Corinzi 4:5 dice: non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce tutto quello che è nascosto. Tutto quello che è nascosto nelle tenebre manifesterà i pensieri dei cuori.
allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Dio corregge, ora ho quasi concluso, Dio corregge perché ci ama. Dio non ha voglia, ah, ora li correggo, ora gliene dico quattro. Ma Dio che cosa gli entra? Ok, se Dio ci dice determinate cose, che cosa ne guadagna lui? Se baci metà scuola, ok, metà ragazzi della tua scuola, a te fa male, ok? Se vai a letto con quasi tutto l'ufficio, è a te che fa male. Se ti vesti in modo da far lacrimare e sbavare i ragazzi, sei tu che fai brutta figura. E anche gli sbavosi che ti guardano. Dio non dice determinate cose perché, ah, gli voglio dire. Ragazzi, Dio ama noi, ci dice determinate cose perché Lui ci ama. Mi dice, tu sei mio figlio, io non voglio che cammini in questo modo. Tu sei una persona figa, tu quando cammini in mezzo alla strada, la gente deve inchinarsi. Immaginate? Inchinati. No, no ragazzi, sennò poi ci dobbiamo stracciare le vesti. Siamo umili. Però la gente deve dire, wow, quella persona ha qualcosa di speciale. Caspita, come rispetti la gente? Sei diverso. Stai obliterando il biglietto. Cioè, lo compri e lo obliteri pure. Cioè, doppio onore. È incredibile. No, è di mia madre questo. Ah. Il mondo si cambia un'azione alla volta. Il mondo si cambia con un atto di gentilezza alla volta, non facendo i supereroi. Proteggiti. A noi non entra nulla in tasca. Non migliora la nostra reputazione, migliora la tua reputazione. La vita è seria, anche a 20 anni. Che ore sono, amore? Ok. Ho altre 5 pagine. Ne ho fatte 2 finora. La vita è seria. Anche a 20 anni, la vita è seria. Ripeti con me, la vita è seria e la vita è bella. È bella, non è una cosa noiosa, oh, la vita è bella. E se tu non vuoi essere serio, no problem, nessun problema. Fuori è pieno di gente che vuole cuccare, fuori è pieno di gente che verrebbe a letto con te, sicuro. Perciò, take it easy, vai fuori, capito? Non c'è problema, qui è diverso, qui non siamo qui per cuccare, ah vabbè, dai, aspetta, se vieni qui solo per cuccare forse non hai capito niente della vita. Sicuramente c'è gente che si sposa, c'è gente che si fidanza, ho voglia, cioè non è un problema questo. Ok, però io vi parlo di serietà, non parlo delle regole, non si fa, no, io ti parlo di serietà. Se sei qui per altre cose, hai sbagliato posto, ok? Questo è riferito sia agli uomini sia alle donne. Qui c'è gente che ha deciso di vivere in santità, qui c'è gente che si sforza ogni giorno per essere serio, si sbaglia, io sbaglio durante il giorno, ho voglia. Non sto parlando di perfezione, sto parlando di serietà, di disposizione d'animo. C'è gente che ha deciso di vivere in purezza. C'è gente che ha deciso di non dire le parolacce, perché ma dai, ma cioè, perché senso ha dire quelle parole lì? Non ci vuole chissà che angelo per scendere e dirti, ma sa, non ce la faccio. Ma sì, figlio mio, dai, ripigliati. Cioè, nel senso, capito, sono parolacce, ok? Non è eroina, sono parolacce. Non riempire la tua bocca di parolacce, che ogni virgola metti un beep. Cioè, forza, sei carino quando parli bene, quando dici le parolacce, soprattutto alle ragazze. Sai, magari i tuoi amici non te lo dicono, ma quando dici tante parolacce fai pena agli altri, ok? Magari ti regalo un Garzanti, sai cos'è un dizionario? Magari. Ci sono anche le parolacce dentro, così conosci anche il significato. A volte pensiamo che, cioè, alcuni sono fermi alla base. Alla base, qua. Ah, ma come mai non riesco a salire? Pure io me lo chiedo. Inizia dalla base, dalle piccole cose. La serietà è che a volte pensiamo di dover diventare dei pastori. No, inizia dalle parolacce.
Inizia da questo, inizia a non dire parolacce. Ma è incredibile, in chiesa dicono di non dire parolacce. Non è una chiesa. C'è gente che dopo aver lavorato in ospedale, ok, dopo aver fatto la notte, è qui la domenica mattina a suonare. C'è gente che usa i suoi pomeriggi, ok, per fare locandine, grafiche o video, per influenzare la generazione, mentre di notte fa altri lavori. C'è gente che cura delle persone, ok, e fa l'università, e lavora, e ha tanti impegni, e ne ha un'ora per sé, perché ama la gente, perché vuole mettere sotto sopra questo mondo. Ok? Non perché semplicemente ama andare a cena, ama stare con gli amici. Non è una roba di stare con gli amici, non è una cosa banale. Quello di cui parliamo qui non è banalità, ok? Non è banalità, ma per me non è un problema, perché fuori ce n'è tanta banalità. Davvero, nessun problema. Ma qui non si parla di banalità, qui ci divertiamo come i matti, ok? Io mi diverto, ragazzi, perché Dio è divertente, Dio ha il senso dell'humor. Questo è il Dio che ho conosciuto, non è un Dio bigotto. C'è gente che si fa i chilometri per andare in cellula durante la settimana, mentre ci sono altre persone che per fare 100 metri si portano la Gatorade, perché altrimenti bruciano troppi sali minerali. E ogni tanto chiamano anche Gaetano, che è fisioterapista, perché magari, sai, ti può far male la gamba. Dai ragazzi, dai, forza, sono cose basiche. Per altre cose, noi facciamo di tutto. Quando dobbiamo andare allo stadio, quando dobbiamo fare cose che a noi appassionano, noi facciamo di tutto. Dio non è una passione, Dio non è un hobby, ok? Dio non è un abbonamento. Dio è la vita. Dio è la mia vita ed è la vita di tanti di voi. Il diavolo non può distruggerci. Perciò sai cosa fa? Porta Zazà. E cerca di dividerci, usando i nostri difetti. Chi ha almeno un difetto? Guardatevi. Tutti abbiamo dei difetti. Questo non significa, io c'ho i difetti. Questo significa, cambia. Cambia. Non è un problema avere dei difetti. L'importante è che non sia lo stesso dell'anno scorso. Okay? Puoi avere un difetto all'anno. Va bene? Facciamo un accordo, un difetto all'anno, però il 31 basta. Vabbè, uno va bene? E ho bisogno di 5 volontari, uomini e donne, 5 volontari. E c'è qualcuno fuori, magari chiamate 5 persone. Mi servono 5 tra il pubblico. Tra di voi, guarda la persona, forse sta dicendo a noi. 5 volontari. Un applauso ai 5 volontari, dai. 5. Allora Gianni, tu sei qui. Praticamente tu guidi lo stormo. Okay. No, metti di qua. Ok. Poi ho bisogno di 2 qui. 2 qui. E altri 2 più spostati qua. Vieni qua. Tu metti di dietro. Ecco qua, un po' più spostato. Perfetto, così. Così. E ora volate. Loro sono delle oche. Ok? Aspetta, no, basta. Basta, basta. Pensavo che sapevate volare. Continuate a volare, perché sennò cadete. Ok. Conoscete le oche? Ci sono delle oche. Le oche? Planate. C'è vento, ok. Facciamo così, fermi un attimo. Così, così. Ascoltatemi. Le oche, quando vanno verso sud, qual è quella canzone? Quando vado verso sud. Ogni tanto mi sdoppio. E quando vanno verso sud, durante l'inverno, volano con una formazione a V. Ok? È una V. La V di vittoria. Volano. Sì, 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 sì.
Voi immaginate, okay, è una V. Questa era per aiutare la vostra immaginazione, però non ho pensato alle conseguenze. Che cosa succede? Loro battono le ali. Stando un po' più dietro, perché la corrente poi magari, battete le ali. Quando Loca Gianni batte le ali, alza e aiuta il volo dell'Oca Gaetana, ok? E mentre Gaetano usa, mettetevi bene, quando usa, lui invece, Loca Daniel, usa le correnti che alza Loca Gaetana. Che cosa significa? Quando loro volano, il volo dell'altro alza Loca che sta dietro, ok? Non state qua? Riposate un attimo. Guardate, è incredibile, è scientificamente provato che le oche, volando in questo modo, riescono praticamente ad allungare il loro volo del 71% rispetto alla capacità singola di volo. È assurdo, è veramente tantissimo. Volando in questo modo, in formazione a V, e sono oche. Non so se avete capito. Se un'oca esce dalla formazione, sente il vento che la spinge da una parte e dall'altra e dice: forse è meglio che torno in formazione. E torna in formazione. E tornando in formazione, se ancora nuota, vola tranquillamente perché l'apertura di ali del compagno lo aiuta. Ok. Anche nel nuoto è così. Il nostro istruttore ci diceva sempre: non nuotare sotto la persona, ok? Non stare troppo vicino, altrimenti non ti sforzi per niente, perché segui la scia che ti apre la persona davanti. Quando facevamo gli allenamenti di nuoto, noi praticamente partivamo dopo 15 metri almeno che l'altro era avanti, perché la scia, ok, scompariva del tutto, quindi tutto lo sforzo che facevi durante il nuoto, ok, era uno sforzo puro. Le oche invece no, ha detto: sai cosa faccio? Seguo la scia, così da solo riesco a fare il 100%, con gli altri riesco a fare il 171%, giusto, Vale? Giusto, 171, ok. Stavo pensando al paradosso delle oche. Che cosa succede? Quando un'oca si stanca, Gaetano si stanca perché lui sta volando, sta andando verso sud, che cosa fa? Va dietro e lui va davanti. Perché in questo modo la pressione, più dietro va e meno c'è pressione e meno sforzo l'oca deve fare per volare. Vi rendete conto? Poi si stanca, che cosa fa? Va ancora dietro, metti che Gianni si stanca perché è il primo, lui va davanti, lui va ancora dietro e Gaia è qui davanti. E che cosa succede? Gianni si riesce a riposare, ok? Poi arriva un aereo, non lo vede e Gianni si riesce a riposare perché va dietro. Vi rendete conto che cosa fanno le oche? E poi le oche starnazzano. Però starnazzate. Perché le oche starnazzano? Le oche starnazzano per motivarsi e per mantenere la velocità. Tu perché starnazzi? Riflettiamo un attimo, diamoci una risposta. Ho avuto un incubo. Tu perché starnazzi? Starnazzi per incoraggiare l'altro? Perché starnazzi? Che c'hai da dire? Ma seriamente, motiviamoci. Siamo qui sulla stessa barca, ma perché siamo qui, perché siamo soldati, siamo in questo esercito. Non starnazziamo. Mi ha fatto male. Dai figlio, forza, fai loca una volta nella tua vita, in questo senso. Non andare a casa, il pastore ha detto che posso fare loca. Quando un'oca si ammala, altre due escono dalla formazione, l'accompagnano. Gaetano si è ammalato, Gianni, due. Okay. E loro continuano a volare. Praticamente Gaetano si è fatto male, sta morendo.
Che cosa fanno? Le oche lo portano via, lo portano lontano e gli fanno compagnia fino a quando muore. Lo portano magari via sugli alberi, ok, perché si è ferito, ok, è passato un F40 e l'ha colpito. Praticamente muore e ritornano in formazione. Guardate come sono carini, ok, non lo lasciano morire da solo, ok, ma lo accompagnano. Ok, stiamo parlando del mondo animale, fa ridere questo. Ma non è gente, non sono animali egoisti, ti sei fatto male, no, io non posso allontanarmi un attimo, no, devo andare a cena con il mio amico, no, io non posso venire con te al concerto. Sono disposti a lasciare quello che hanno di più caro, magari per portare un ragazzo qui il sabato al Double G, o per portare un ragazzo in cellula, oppure per parlargli di Gesù, per offrirgli un caffè e dirgli, sai, la tua vita può cambiare. Questo fanno, e quando uno si fa male lo accompagnano. Ammalarsi non significa voler uscire dalla formazione. Nella formazione umana di un gruppo tante persone si ammalano, va benissimo, però la gente ammalata è quella gente che vuole guarire. Poi c'è tanta altra gente che non vuole guarire. Il nostro limite è lì. Se la gente non vuole guarire, noi la lasciamo libera, perché io voglio essere libero. Io non voglio uno che mi tampina. No, tu non vuoi guarire. Perché devo stare lì? Ok? Quindi c'è tanta gente che si è allontanata dalla formazione, ascoltatemi tutti, anche lì in fondo, c'è tanta gente che si è allontanata dalla formazione, ma non vuole guarire. Va bene, questa è la libertà che noi abbiamo. Le cose non sono un obbligo. Grazie, ok, potete scendere. Un applauso alle nostre oche. Vorrei chiedere al gruppo di lode se può salire. Signore, risuscita Gaetano. Amen. Ho fede. Eccolo! Ok, ci siete? Alzatevi con me. Zazà o non Zazà, dove sta Zazà? Zazà può essere anche qui, ma se c'è un gruppo forte, Zazà scappa e se ne va. Perché quando ci sono delle persone che ragionano in questo modo, quando ci sono delle persone che sanno anche rinunciare a determinate cose e capiscono quali sono i valori reali, Zazà non può fare nulla. Le zizzanie se ne andranno da sole e moriranno da soli. Quando si inizia a cambiare la storia, il diavolo non è contento. Non è contento di quello che stiamo facendo, non è contento se mettiamo online una rubrica che ti fa capire che c'è un mondo dietro la faccia, che ti aiuterà a capire quello che c'è dentro di te, si chiama Mindbook. Non è contento se stiamo diffondendo in rete dei contenuti sani. Sano non per forza ci deve essere una parola mega spirituale, sano è sano. È un valore. Il diavolo non è contento che ci sono delle persone che stanno facendo questo. Il diavolo non è contento se ci sono dei ragazzi, delle ragazze che hanno scelto di vivere allo stato puro per godersi quello che Dio gli ha dato. Non è contento. Perché dovrebbe essere contento? Però, se rimani qui, mettiti bene questo in mente, non è una chiesa. Se tu vuoi rimanere qui con noi, devi ricordarti di una cosa: questa non è una chiesa. Questo qui è un esercito e ci sono dei soldati che hanno già dato tutta la loro vita, ci sono dei soldati che stanno sudando. Ah, ma io voglio servire Dio, non voglio sudare. Non è un problema, ci sono davvero tante altre chiese. Ma questo è un esercito e abbiamo bisogno che la persona che ci sta a fianco abbia lo stesso cuore che abbiamo noi. Non è importante se sa o no impugnare la spada o se sa, no, io devo avere a fianco una persona che mi è fedele,
Devo avere a fianco una persona che non è pronta a sparlare degli altri. Devo avere a fianco una persona che difende chi è in squadra con lei. Devo avere una persona che sa vivere e sa cosa significa vivere con Dio. Per questo ti invito a chiudere i tuoi occhi. Sai, Dio non chiede il tuo tempo, Dio non chiede la tua bravura, Dio non chiede la tua intelligenza, Dio non chiede i tuoi video, Dio non chiede la mia grafica, Dio non chiede che tu sappia scrivere degli studi biblici, Dio non chiede che tu sappia cantare, Dio non chiede che tu sappia suonare, Dio ti chiede tutto. Dio non fa delle richieste. Dio è morto, Gesù è morto per la tua vita, non è morto per darti più tempo, è morto solo per darti un po' più di gioia, non è morto solo per, Gesù è morto per darti tutto. Cosa ti manca? Puoi dire qualsiasi cosa, io ti assicuro che Lui stasera può darti tutto. 1 Timoteo 4:12 dice: nessuno disprezzi la tua giovane età. Paolo diceva a Timoteo: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Quando gli amici di Daniele hanno detto: no re, noi non ci consacreremo, noi non faremo quello che dici tu, avevano tra i 15 e i 17 anni. Avevano tra i 15 e i 17 anni. Non erano dei mega uomini, erano dei ragazzini. E io, così come sono stasera, voglio presentarmi davanti a Dio e dirti: Dio, io ho più di 17 anni e ho perso così tanto tempo. Forse non si può recuperare, forse si può recuperare, non importa. Ma quello che voglio fare da stasera è poter realizzare quello che tu hai pensato per me da questo momento fino a quando tu ritornerai. La fine di ogni cosa è più importante dell'inizio. Non arrenderti se ancora non sono arrivati i titoli di coda, e ancora non sono arrivati. Stasera voglio incoraggiarti e voglio dirti: ritorna a Dio. Dio è un Dio d'amore. Dio è un Dio così buono. È così buono. La sua grazia, la sua misericordia è talmente grande. Lui è buono. Lui ti ama. Se non riesci ad adorarlo, se non riesci a forse ad alzare le tue mani, te lo dico io perché non lo riesci a fare. È che perché non hai capito quanto Lui ti ama. Non l'hai capito, perché se tu soltanto sapessi quanto è grande il suo dono per te, dono è dono, è regalo. Tu puoi fare qualsiasi cosa, tu puoi sputare per terra, tu puoi fare le capriole, tu puoi svenire, il dono è tuo. Preghiamo insieme stasera.